ci presenta una relazione molto coerente con quello, con il tema che abbiamo ascoltato sin qui, perché appunto riguarda di nuovo la didattica online. In questo caso il titolo è La classe non è aria, la spazialità della didattica online, un'analisi semiotica. Prego Massimo. Buongiorno a tutti e grazie per aver organizzato questo incontro molto molto interessante. Sto seguendo a sprazzi perché abbiamo tutte queste vite digitali complicate e sono anche meravigliato dalle ultime presentazioni di questa mattina che sono molto, molto articolate, molto ben già definite. Per me, insomma, questo è un tema piuttosto nuovo che sto, diciamo, studiando in relazione da un lato al progetto di ricerca Facets, che è il progetto IRC che conduco a Torino, e poi però anche in relazione alle esigenze della didattica. Ci sono due direzioni. Da un lato, diciamo, c'è una riflessione semiotica su quello che viene a mancare a causa della pandemia. E io personalmente ho molta nostalgia di essere in uno spazio fisico, in particolare nello spazio dell'aula, dell'anfiteatro, insomma. Però al di là dell'emozione, della nostalgia, secondo me, dal punto di vista semiotico è interessante riflettere su che cosa veramente ci manca quando ci manca un'aula, che cosa veramente ci manca quando ci manca un anfiteatro. Perché se, diciamo, questa riflessione non la fanno i semiotici, in realtà non la fa nessuno. Oserei dire che forse non riesce a farla come la fanno i semiotici nessun altro. L'altro binario, però, anche se ovviamente diciamo, gli apporti di altre discipline sono fondamentali su altri aspetti, l'altro binario è quello della sperimentazione, nel senso che secondo me non dobbiamo fermarci a quello che ci manca, ma dobbiamo anche capire quali nuove possibilità, diciamo, sono propiziate da questa condizione. E poi, diciamo, se vogliamo anche creare un ponte fra questi due binari, cioè capire se dovesse continuare questa situazione, ma anche se non dovesse continuare, come possiamo ricostruire quello che ci manca. Allora, io adesso, per esempio, sono in uno spazio che ovviamente non è il vuoto totale, no? Poi non so, Giulia Ceriani mi dirà, ma è molto difficile creare il vuoto digitale. Sono in uno spazio dal colore neutro, in cui comunque io appaio come viso, come piccola sagoma. Ho scelto il blu di Klein in omaggio anche a Fontanille. Però, per esempio, adesso la tecnologia mi permette di viaggiare, diciamo, in altri spazi un po' più kitsch, no? Per esempio, di ritrovarmi a Londra, oppure di ritrovarmi improvvisamente a Tokyo, di ritrovarmi a New York, di ritrovarmi anche magari in uno spazio che non so se sia bello come quello, diciamo, descritto da Gianfranco Marrone, e lo studio di Paolo Fabbri, però questo è un po' più, diciamo, corporate, no? E magari anche uno spazio più domestico. E poi soprattutto però io mi posso ritrovare nello studio di Facets, cioè in uno studio virtuale che io ho costruito insieme con i miei collaboratori, in particolare Roberto Gamboni, che è il nostro videomaker e computer graphic expert, e dove vedete appunto, insomma, il logo dell'Unione Europea, c'è il logo di Facets, il logo di IRC. Normalmente c'è questo individuo che presenta le notizie di Facets, che è un avatar, però adesso io lo sostituisco, non lo adoro. E poi in realtà le relazioni, diciamo, tra spazio virtuale e spazio reale si possono complicare molto, perché
Io posso ovviamente mostrare una slide in cui mostro Isabella Pezzini che mi guarda dallo schermo, però adesso diventa una specie di personaggio inviato nel mio studio virtuale. Quindi se dovessi dire qualcosa potremmo dialogare in questa maniera, oppure potrebbe dialogare con lui se io mi nascondessi. Però sono possibili altre operazioni, cioè altre operazioni che in realtà moltiplicano molto le possibilità, diciamo, anche di gioco, se vogliamo, no? Che sono tutti orizzonti semiotici nuovi per tutti noi. Cioè io posso, per esempio, andare adesso nel canale di Facets, il canale YouTube. Facets ha, diciamo, tanti social networks. Dall'inizio della pandemia ha anche questo canale YouTube, nel quale adesso ci sono, diciamo, 150 video tra conferenze, video didattici, eccetera. E per esempio posso lanciare me stesso, no? Però lanciarmi sotto forma di avatar, cioè sotto forma di clone di me stesso che introduce il corso ai miei studenti. Mi sono fatto una coda nella realtà virtuale. Da dire, agli studenti è molto piaciuto questo mio avatar. La mia mamma un po' meno, sembrava un po', ho detto, non ti assomiglia per niente. Però posso anche lanciare me stesso, che ieri in francese parlavo del tema di oggi. E posso fare la traduzione di me stesso. Perché questo implicherebbe immediatamente il fatto che il volto sarebbe isolato rispetto alla classe. Insomma, sto giocando un pochino perché diciamo, sono tutte possibilità nuove che noi abbiamo, e che però dobbiamo esplorare perché diciamo, sono effettivamente create da persone che hanno cominciato a lavorare su queste tecnologie avendo in mente un altro pubblico rispetto a quello universitario. E anche tutti i software o le piattaforme piuttosto di videoconferenza che noi utilizziamo sono, diciamo, state create con una mentalità un po' corporate, no? Business, quindi non per ricreare lo spazio della didattica. Quindi noi facciamo un po' questo adesso in Facets, questo è il sito del progetto di ricerca nel quale raccogliamo un po' tutte le informazioni, i calls, eccetera, un po' tutto quello che riguarda il volto e così come anche nei canali, diciamo, quello di Instagram. E ovviamente anche Facebook. Però ecco, in questo cerchiamo sempre dei ponti con la tecnologia, perché è necessario che noi semiotici, a mio avviso, questo è il team di Facets, alcuni li conoscete, no? Gabriele Marino, Sant'Angelo, Bruno Surace, eccetera, eccetera. Diciamo che abbiamo bisogno anche di dare il nostro apporto, se vogliamo, filosofico a chi inventa oggi delle tecnologie urgenti. Quello che a mio avviso manca nel senso, diciamo, dello spazio didattico digitale oggi, che è uno spazio didattico più che altro digitale, è la liminalità, cioè il fatto di entrare in uno spazio comunitario, condiviso, configura il ruolo del docente, configura il ruolo dello studente. Noi rimaniamo comunque in degli spazi domestici. Allora, quelli di noi che sono già abituati, diciamo che sono stati già formati come studenti, come docenti, hanno già avuto il beneficio di questo ruolo, diciamo di questa capacità dello spazio di creare dei ruoli, sociali, no? Noi docenti parliamo come docenti anche quando siamo a casa, però parliamo come docenti anche quando siamo a casa, anche quando siamo con gli amici, perché siamo stati precedentemente in un'aula universitaria, perché quell'aula universitaria, attraverso i suoi confini arbitrari nello spazio e nel tempo, le sue regole di conversazione, sia verbale che non verbale, anche se arbitrarie,
hanno avuto però un effetto di efficacia simbolica, cioè ci hanno configurato come qualcuno che è più che un individuo, è un ruolo sociale. Allora, e questa ritualità nella configurazione del ruolo sociale dell'insegnante, che a mio avviso può venire a mancare in maniera eclatante, diciamo, nella trasformazione dello spazio reale dell'aula in uno spazio digitale. Poi ci sono tante altre cose, io ho scritto adesso un testo di una cinquantina di pagine in inglese, poi tradotto anche in francese, dove descrivo un po' le minuzie di questo ragionamento. Però questo è fondamentale, cioè il fatto che noi condividiamo uno spazio fisico, il fatto che noi condividiamo un tempo fisico, dal luogo a una, diciamo, comunione di spiriti che è molto di più che una semplice simultaneità. No? Noi adesso siamo in simultaneità, ma non siamo in sincronicità, esattamente perché non condividiamo lo stesso spazio fisico. Questo fa sì che l'esperienza didattica, ma anche l'esperienza della conferenza, sia molto limitata. Allora, concludo con una piccola osservazione: secondo me pensare allo spazio della didattica dal punto di vista semiotico potrebbe essere fatto in maniera divertente, riflettendo sulle modalità che sono date in ciascuna epoca storica al discente per fuggire dallo spazio della didattica. Allora, nel convento medievale, le possibilità erano praticamente pari a zero, cioè la fuga poteva essere soltanto mentale, perché il corpo del novizio era, diciamo, inchiodato al manoscritto, la testa doveva essere inclinata verso la pagina, e quindi l'unica possibilità era una fuga interiore, non si potevano chiudere nemmeno gli occhi. E poi successivamente, per quelli che hanno fatto la scuola, diciamo, nella mia generazione, le possibilità di fuga da una lezione noiosa o da una conferenza noiosa come questa, come la mia, no? Come la vostra, come la mia, erano sostanzialmente due, cioè c'erano i bagni e c'era la finestra, quindi o si guardava fuori dalla finestra o si chiedeva al docente di andare in bagno, lì già era più complicato perché bisognava passare dal controllo del corpo da parte del docente, si poteva anche guardare lo spettacolo degli altri studenti, questo sì, però sostanzialmente con l'introduzione dei dispositivi miniaturizzati, digitali, connessi con il mondo esterno, questa possibilità di fuga, non fisica ma cognitiva, è aumentata molto. No? Un signore, che adesso molti accusano di aver creato il virus, ci ha in realtà fornito delle finestre digitali, no? Delle windows, attraverso le quali poi abbiamo potuto sempre di più fuggire. No? L'esperienza di tutti noi docenti negli ultimi anni era che non era mai sicuro che lo studente stesse veramente ascoltando noi, probabilmente stava andando su Facebook, forse Facebook era anche troppo, diciamo, adulto, poi è arrivato TikTok, forse andava anche su Tinder, no? Insomma, aveva tutta una possibilità di fuoriuscire, diciamo, dallo spazio didattico, però comunque noi cercavamo questo studente di farlo ridere, cercavamo di coinvolgerlo, cercavamo di presentargli degli esempi accattivanti, alcuni di noi erano anche molto severi e facevano consegnare i cellulari all'ingresso. Che cosa succede adesso? Beh, adesso succede che non sappiamo se i nostri studenti ci guardano veramente, non sappiamo se ci ascoltano veramente, non sappiamo se ci sono veramente, o se questi avatar corrispondono a delle persone fisiche oppure corrispondono a dei fantasmi. No, io do tutti i giovedì 4 ore di lezione in Cina, ma gli studenti cinesi non sono abilitati a intervenire e né sono rappresentati da foto, quindi io assumo che siano lì, però insomma, questo è un fatto quasi metafisico. E poi soprattutto, ecco, la solitudine del docente, ma credo anche la solitudine dello studente, è aumentata, sono aumentate a dismisura. Allora, vorrei leggervi, siccome molti di voi magari hanno apprezzato questi momenti di solitudine e anche di ubiquità, no? La mia ubiquità fisica mi costava molto prima, adesso invece posso essere in una mattina in Shanghai, a Parigi, eccetera, eccetera. Concludo con una citazione in francese, che è la vera lingua di Phaedrus, da Balzac, non Honoré, bensì Jean-Louis Gay de Balzac, dalla Préface de l'Histoire du mois prochain, ou Le plaisir de la vie retiré, dice questa citazione: La solitude est certainement une belle chose,
mais il y a plaisir d'avoir quelqu'un qui sache répondre, à qui on puisse dire de temps en temps che c'è una bella cosa. Ti ringrazio molto. Applauso virtuale.